Il nostro amato GDPR riguarda tutti, lo sappiamo, ma riguarda anche il trattamento dei dati nel caso specifico di un ristorante. Se però vuoi approfondire tutti gli aspetti sul GDPR, ti devi iscrivere al mio canale e clicchi sulla campanella, così guardi tutti i video vecchi e anche quelli nuovi e non sbagli nel trattamento dei dati. GDPR per trattamento dei dati di un ristorante. Per trattamento si intende qualunque operazione svolta sui dati personali. Quindi ad esempio raccogliere informazioni creando un archivio, un database, creare copie, accedere ai dati in lettura o modifica e comunicarli a terzi, trasmetterli via internet o con qualsiasi altra modalità. Queste sono tutte operazioni di trattamento soggette al famoso GDPR, a tutela poi della privacy. I trattamenti sono normalmente descritti attraverso il riferimento a processi o banche dati aziendali di qualunque tipo, anche cartaceo. Quindi basta un raccoglitore pieno di documenti per parlare di banca dati. Non pensare a delle cose gigantesche. Alcuni esempi di banche dati e attività la cui gestione rappresenta tipicamente un'operazione di trattamento sono anagrafiche clienti, anagrafiche dipendenti, anagrafiche fornitori, videosorveglianza, campagne commerciali e di marketing e gestione di un sito web. Quindi moltissime aziende sono convinte di non trattare dati personali quando invece lo fanno quotidianamente e sempre. Semmai la vera discriminante è il trattamento su larga scala. Ma qui ci addentriamo in un discorso molto più complesso che meriterà comunque un video dedicato. Quindi il trattamento dei dati, il ristorante lo fa e come? Anche quando prende la prenotazione al tavolo, anche quando lo chiamano per lasciare il numero di telefono, si manda una mail e se poi fai una tua anagrafica dei clienti perché il tuo sito web è fantastico e vuoi mandare delle offerte, delle promozioni per far venire assaggiare il piatto fantastico del mese, questo è GDPR. Quindi mi raccomando, tutti i trattamenti dei dati, non soltanto quelli su larga scala, stiamo attenti e dubbi, domande, qualsiasi cosa, io sono qui. Ci sono i miei social, c'è il mio hashtag AlexAroundMe e c'è anche il mio blog che ha un sacco di articoli anche sul GDPR. Quindi per avere magari altre risposte ad altre domande sul trattamento dei dati puoi andare a leggerti anche gli articoli. Grazie mille, ciao, alla prossima!